Allora, siamo con Filippo Tascione. Ticione, scusa, chiedo scusa. È stato incerto però fino alla fine. Sì, è stato incerto. Filippo Tascione, appunto, nuovo con la maglia rosso-verde. Diciamo però già i primi spunti che hanno sono stati sottolineati dagli applausi del pubblico qui a Norcia. Sì, è normale che fa piacere ricevere questi. Oggi c'è anche tanta gente, veramente già si vede che la maglia comunque è gloriosa e calorosa, la città, la piazza di Terni. Niente, oggi l'importante era far vedere quello che stiamo lavorando in questi giorni, e ci siamo riusciti perché comunque abbiamo fatto dei buoni fraseggi di gioco, quello che vuole il mister alla fine. Ecco, ci stiamo impegnando, stiamo lavorando, e oggi era una sgambatura così, però non si accontenti perché abbiamo fatto tutto quello che vuole il mister. Guardando un po' indietro, no? Vedendo anche un po' le caratteristiche di Tascione, ma non c'è un po'... come mai non arrivi così tardi in Serie B? Ma guarda, per un motivo e per l'altro sono arrivato adesso, però come ho detto in diverse situazioni, questo non deve essere un arrivo per me, deve essere un inizio, perché sto bene fisicamente, sto allagrando una voglia pazza di confrontarmi con questa categoria, perché io sono convinto di dare il mio contributo alla grande per la squadra, per la società, per questa piazza che merita ben altre situazioni. Cioè, se ci mettiamo subito al lavoro da oggi, e sono veramente contento e felice di iniziare subito questo percorso. Qualità tecniche credo non manchino, no? Un saggio delle qualità tecniche è stato anche quel calcio di punizione che è andato in rete battendo Plizzari e guadagnando tutti gli applausi del pubblico presente qui al Salicone. Il calcio di punizione è la specialità di casa Tascione? Sì, è una delle specialità mie, anche se l'ho calciata di sinistra e non di destra, perché comunque io sono un destro naturale. Però sono ambidestro da quando è che sono piccolo, praticamente ho sempre calciato con tutte e due. Però come ho detto prima, oggi l'importante era vedere la squadra che si mette al lavoro, al servizio di tutti, perché comunque il mister sta lavorando per farci, per un'impronta di gioco, e oggi si è visto già un attimino dopo 7 giorni quello che possiamo fare. Mentalità offensiva, quella di mister Pocheschi, e questo significa anche agevolare il compito di Tascione, anche se magari richiede anche un pizzico di sacrificio, perché poi non si deve solo attaccare ma bisogna tornare anche indietro. Sì, vabbè, io col mister questo è il terzo anno, perciò so benissimo, certo, cosa vuole il mister, e che è propenso alla fase offensiva, però non ci scordiamo che se dovessimo perdere palla siamo i primi a recuperarla o a rincorrere l'avversario. Quello, appunto, questo dicevo, richiede un sacrificio maggiore. Quello non ci dobbiamo scordare, perché comunque siamo i primi attaccanti ma siamo i primi difensori in caso di non possesso palla. Sappiamo e stiamo lavorando, ecco, ancora c'è tanto tempo per lavorare, però siamo a buon punto, ecco. Blocco fondi, e sul blocco fondi sono stati inseriti giovani, meno giovani, però mi sembra che già un po' di intesa si vede come, dopo una settimana di lavoro. Sì, ho detto poco fa che comunque siamo, secondo me, avanti ai 6 giorni che abbiamo fatto. Stiamo facendo passi da gigante per il gioco, dopo il mister. La base ci stava, aiutiamo, come suol dire, quelli dei vecchi del fondi che conoscevano il mister, aiutiamo quelli nuovi. I nuovi con esperienza di Serie B come De Fendi, Paolucci, Meccarello, aiutano noi, e questo è un buon mix per arrivare a come vuole giocare il mister, e soprattutto alla cattiveria agonistica, che quella non deve mancare mai, perché comunque si possono fare tanti risultati, però l'importante è dare sempre il massimo, e quello secondo me deve essere il nostro punto di forza. Per chi non ha visto l'amichevole, descriviamo insomma chi è Tascione e quali sono le sue qualità e dove gradisce più giocare, come punta, dietro la punta, come esterno. No, ma io mi sono, figurati, l'anno scorso il mister mi ha fatto giocare anche mezzale, non ho problemi, mi adatto a tutto, e come ho detto prima sono ambidestro e riesco a fare bene alla fase difensiva anche in quando c'è di bisogno, perciò io sono al servizio del mister, della squadra, della società, della piazza, quello è l'importante, perché come ho detto prima la voglia è tanta, cioè non mi posso fare sfuggire questa occasione che, come ho detto prima, deve essere un inizio e non una fine per me. Qualcuno ti definiva il Miccoli qualche anno fa? Lo so, questi sono paragoni secondo me che non si possono neanche affrontare. Però sorridi, Sì, sorrido, perché comunque le caratteristiche fisiche ci stanno, però
Fabrizio è Fabrizio, dai, adesso non facciamo paragoni. Mi accontento di far vedere sul campo, ecco, quello che ti sciono. Senti, il gioco tuo, non voglio far paragoni assolutamente lungi da me, però il gioco tuo rassomiglia sicuramente molto a quello di Falletti rispetto all'anno scorso, nel senso inventiva, estro, fantasia, buona tecnica, ottima tecnica individuale. Sì, Non so se l'hai visto mai giocare. lo conosco, lo ammiro come calciatore, perché come persona lo conosco e mi hanno parlato i ragazzi bene come persona. Sì, ci somigliamo calcisticamente parlando. Come ho detto prima, forse io so fare un po' la fase difensiva un po' più di lui, però niente, quest'anno, come ho detto prima, la nostra priorità deve essere la voglia, lo spirito di squadra, e quella non deve mai mancare, e sudare questa maglia, perché per me, ma per tutti, deve essere segno di grande impegno e volontà, perché comunque intraprendiamo un'annata molto difficoltosa, perché sappiamo che la Serie B è lunga, però con impegno e professionalità si va avanti. Te l'aspettavi, voglio dire, questa chiamata dopo il campionato di fondi e di trascorrere un'estate, voglio dire, che poi culminasse con questa chiamata in rosso-verde? Io, quando ho sentito la notizia che c'era la possibilità che l'Unicusano prendesse la Ternana, ero felice, perché comunque ci speravo. Grazie al mister, al direttore, alla società, che hanno avuto fiducia su di me come calciatore e come persona, perché comunque io sono legato a loro da 3 anni, e secondo me, cioè, società come loro ce ne sono ben poche nel calcio. Società seria, non ti fanno mancare mai niente, ecco, ti fanno stare tranquillo. A me e alla mia famiglia, io ho 2 bambini, cioè, l'importante è che ti fanno stare veramente tranquillo, devi pensare soltanto a giocare. Quello loro lo sanno fare benissimo e sono contento di essere qui. Benvenuto a Terni, allora, e buon lavoro. Grazie, grazie a voi.